Prenderà il via il prossimo 13 novembre a Verbania il processo civile per la morte della piccola Rebecca Bonaffini. Tragedia Nebbiù, un'anziana morta nel rogo della sua abitazione, le fiamme sarebbero partite dalla camera da letto. I titolari della residenza in Tralta non dovranno lasciare le loro abitazioni, trovata un'intesa dopo 10 anni. Dopo i comunicati di fine agosto, il tema dell'area Ceretti ha animato il Consiglio Comunale a Villa d'Ossola. Dal 19 al 24 settembre ritorna Domo Sofia, Tesi Mogol, Renato Balestra, Giulio Giorello, Raffaele Morelli. Il verbanese Matteo Auguadro si è confermato campione del mondo di vela nella classe Maxi 72. Le sue parole dopo la grande impresa. Ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie. Allora, lo avete sentito dai titoli, è fissato per metà novembre il processo civile per la morte della piccola Rebecca. Aveva 2 anni e mezzo, dopo alcuni ricoveri o quantomeno visite in ospedale a Verbania, era approdata a Torino dove era morta. È fissato in Tribunale Verbania per il 13 novembre prossimo il processo civile per la morte di Rebecca Bonaffini, la bimba di 2 anni deceduta il 2 ottobre 2012 all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove era stata trasferita dopo alcuni precedenti ricoveri al Castelli di Verbania. Sarà il giudice Claudio Michelucci, a seguito del ricorso della famiglia Bonaffini, ad emettere la sentenza dopo che la perizia dei 2 consulenti tecnici d'ufficio ha detto chiaramente che la morte della bambina di Baveno è stata causata dalle gravi negligenze nella gestione clinica del caso. Una perizia pesante su quanto avvenne all'ospedale verbanese, dove la bimba era stata ricoverata più volte. Secondo la perizia emergerebbe che non fu seguito alcun protocollo perché l'ospedale non ce l'aveva e che la bambina era entrata ed uscita dall'ospedale senza le dovute proposte di un coordinamento nell'azione diagnostica e senza essere stata trattenuta per un ricovero. I periti parlano di gravi carenze che hanno inciso omissivamente sul decorso della malattia, senza le quali la bambina sarebbe sopravvissuta. Assistita dall'avvocato Daniele Folino di Domo d'Ossola, la famiglia chiede ora il risarcimento del danno sulla scorta dell'esito peritale. Un calvario quello della piccola Rebecca, entrata e uscita dal Castelli più volte senza nessuna diagnosi precisa per quella febbre che toccava i 39-40 gradi e causava una grave disidratazione. L'inchiesta per omicidio colposo avviata dalla Procura finì con l'archiviazione, anche perché il consulente del Pubblico Ministero escluse responsabilità. Addirittura in quella fase non venne neppure eseguita l'autopsia che avrebbe potuto chiarire le cause del decesso. I genitori parlarono di una gestione superficiale e ancora oggi si chiedono perché la loro bimba non fosse stata subito trasferita in un ospedale più attrezzato. Ma la famiglia ha deciso di continuare a cercare la verità. Con il nuovo legale ha avviato una causa civile contro l'ASL, supportata dall'aiuto di un esperto medico di grande spessore. Infatti, il dottor Giancarlo Crupi, ex dirigente medico di cardiochirurgia pediatrica a Bergamo, ha redatto una relazione che evidenzia palesi gravi carenze a carico del personale ospedaliero che concorrevano a determinare la morte di Rebecca. Viene così depositata la richiesta di accertamento tecnico preventivo e il giudice la ammette, nominando quali periti 2 medici, 1 legale ed 1 pediatra e affidandogli il nuovo incarico, così come fanno a loro volta le controparti, cioè l'ASL e l'assicurazione Lloyds. Ora, oltre alla perizia di parte del dottor Crupi, c'è anche la perizia dei 2 tecnici del tribunale che accertano la inadeguatezza delle cure e la morte quale conseguenza. Né i Lloyds e né l'ASL hanno però proposto alcuna conciliazione, quindi si va al processo di merito e alla sentenza con un procedimento ormai istruito, con le relazioni della famiglia Bonaffini e la perizia del giudice che confermano l'ipotesi di gravi lacune, carenze e imperizia. Ancora la cronaca che ci porta a Baveno, dove nella mattinata è morta un'anziana, scopriamo come. Una pensionata di Nebbiuno è morta nel rogo della sua camera da letto. Larissa Aleksandrovskaya, 79 anni, era originaria della Russia. Questa mattina, qualche istante dopo le 9:30, i vicini di casa hanno visto del fumo uscire dalle finestre. Hanno subito chiamato i vigili del fuoco, carabinieri e gli agenti del corpo di polizia locale dell'Unione Montana dei Due Laghi. Il 118 ha inviato la sua ambulanza. Quando però i soccorritori sono entrati nell'abitazione, la donna era
ormai priva di vita, inutili sono stati i tentativi di rianimarla. L'incendio si è limitato alla sola camera da letto, non ha intaccato gli altri locali. L'ipotesi più probabile è che la donna si sia addormentata con una sigaretta accesa. Il mozzicone potrebbe aver intaccato la coperta e le lenzuola e dato origine alle fiamme. I primi a raggiungere la casa sono stati gli agenti del corpo di polizia locale dell'Unione Montana dei Due Laghi, poi i carabinieri di Lesa, i vigili del fuoco della caserma di Mercurago successivamente. Una volta aperta la villetta, i soccorritori si sono trovati i locali invasi dal fumo. Più che per le fiamme, la poveretta potrebbe essere deceduta per le conseguenze del monossido di carbonio che si è sprigionato dalla combustione. Con il consenso del PM, Anna Maria Rossi ha patteggiato davanti al giudice 6 mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena, la revoca della misura in atto all'obbligo di dimora. Il ventenne, che era stato arrestato lo scorso 13 agosto ad Omegna, ubriaco, aveva aggredito la barista che non voleva più servirgli da bere, poi altri clienti del bar e infine gli agenti della polizia intervenuti. Era accusato di oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Non dovranno lasciare le loro abitazioni i titolari della residenza Intralta, si conclude così una vicenda durata diversi anni. Salvi gli appartamenti del condominio Intralta, è stato finalmente raggiunto l'accordo tra i curatori fallimentari, lo studio SAP Ambrosio San Vito, affiancato dallo studio legale Bonelli Erede di Genova e cessionari del credito di Veneto Banca. Le 22 famiglie acquirenti degli appartamenti non perderanno casa e risparmi. La vicenda era nata in seguito al fallimento del gruppo Palese, con l'immobile che era stato considerato credito di Veneto Banca, anch'essa finita poi in liquidazione, con conseguenze drammatiche per famiglie che, per fare un esempio, avevano acquistato l'appartamento per 230.000 euro, ne avevano già versati 200.000 e si trovavano ipoteche per 300.000 euro, quindi senza la possibilità di completare l'acquisto della casa e senza più soldi per comprarne un'altra. Davanti al giudice Claudio Michelucci del Tribunale di Verbania è stato chiuso il contenzioso. Il prossimo passo sarà la stipula dei contratti davanti al notaio che libererà gli immobili dalle ipoteche. È stata trovata una soluzione che prevede da parte dei cessionari del credito la rinuncia alle ipoteche. La vicenda aveva scosso la città, erano intervenuti i parlamentari, il sindaco auspicando una soluzione che non facesse perdere la casa, frutto di sacrifici di anni, a oltre 20 famiglie verbanesi. Così fortunatamente è avvenuto. Ora a Villa d'Ossola, dove c'è stato il Consiglio Comunale, si è parlato anche dell'area Ceretti. È bastato l'ultimo punto del Consiglio Comunale per riaccendere la polemica sull'area Ceretti, un tema protagonista nei comunicati stampa usciti poche settimane fa e costati una denuncia per diffamazione fatta dalla Giunta di Villa d'Ossola contro la segreteria del Partito Democratico. L'argomento è servito alla maggioranza per attaccare su tutti i fronti il gruppo di opposizione Viviamo Villa, che nasce proprio all'interno del PD locale. L'argomento ha visto tutta la giunta intervenire, mentre dall'altra parte solo Alberto Lepri, capogruppo di Viviamo Villa, ha replicato seppur succintamente. Gli assessori Pierangela Borca, Stefano Cittadino e Massimo Gervasoni hanno esposto critiche pacate agli attacchi del PD, mentre il sindaco Bruno Toscani ha ammesso di capire l'amarezza per la sconfitta elettorale, ma ha criticato quella reazione violenta che, dice, mi lascia perplesso, spero solo sia stato un incidente di percorso. Inutile dire che il più duro è stato l'assessore Maurizio Romeggio. Ci accusate di fare cose vergognose con la proprietà dell'area, ha detto l'assessore. Ma scordate che nel 1992 l'allora giunta PSI-DC si oppose al piano che prevedeva di triplicare la volumetria. Il PSI finì in minoranza e il PC sposò quel piano che comportava condomini da 7-8 piani. Ora ci attaccate perché espropriamo l'area? Ma Romeggio ha tirato in ballo pure l'ultima ordinanza con cui la giunta Bartolucci imponeva la pulizia dell'area. Un'ordinanza superficiale, dice, che venne annullata dal TAR, cosicché il comune dovette anche pagare 5-6 mila euro di avvocato. L'assessore ha chiesto un paio di volte al capogruppo di Viviamo Villa se condividesse l'offensivo comunicato del PD. Alberto Lepri ha ricordato che l'ordinanza della precedente giunta era nata da alcune firme di cittadini che si lamentavano, ma si è limitato a dire che se la maggioranza lo ritiene un attacco diffamatorio, ha gli strumenti legali per farsi valere. Ora andiamo a Gravellona, dove negli ultimi giorni la polizia locale ha intensificato i controlli. Sentiamo il bilancio.
proseguono a Gravellona i controlli sul territorio da parte del comando di polizia locale guidato da Teresa Trapani. Controlli che si sono intensificati ulteriormente nelle ultime settimane in virtù dei progetti sulla sicurezza, safety and security e patto Gravellona-Toce stipulati con Comune e Prefettura. Diversi sequestri di mezzi e le contravvenzioni elevate. Nello specifico sequestrata un'auto con targa bulgara, ma in realtà ancora registrata nei terminali italiani, con numerosi fermi fiscali per bolli e sanzioni non pagate. Il conducente è stato multato con una contravvenzione decisamente elevata. Fermato anche un veicolo di proprietà di una concessionaria che non noleggiava. La vettura però non era adibita per questo utilizzo e dunque è stata ritirata la carta di circolazione con conseguente fermo del veicolo. Sanzionato il conducente di un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente che utilizzava il mezzo per altri fini. 4. Anche le patenti ritirate nel mese di agosto per varie violazioni al codice della strada. Singolare il caso di un cittadino coreano che, residente in Italia da più di 10 anni, non aveva mai provveduto alla conversione della sua patente. Rispetto allo stesso periodo del 2017 si è registrato un netto calo degli incidenti stradali. I controlli proseguiranno anche in questa fase di apertura dell'anno scolastico. Con le scuole saranno riproposti i corsi di educazione stradale in collaborazione con l'amministrazione comunale. La polizia va a controllare che sia a casa dove si trova gli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, ma non lo trova. Denunciato per evasione RM del 1960, residente a Verbania. Ieri pomeriggio gli uomini della squadra volante hanno a lungo suonato il citofono e poi la porta dell'appartamento, ma l'uomo non ha aperto. Sono tornati poco dopo le 19 e il 58enne era rientrato, si è giustificato dicendo di essersi confuso sul giorno in cui aveva il permesso per uscire e andare al SERT. Non è bastato però per evitargli la denuncia. Fra le diverse persone a processo per i lavori di ristrutturazione dell'immobile fiorese a Craveggia c'è anche il sindaco. Sentiamo. Le accuse sono di abuso d'ufficio e abuso edilizio. A processo il sindaco di Craveggia Paolo Giovanola, difeso dagli avvocati Giorgio Legnazzi e Carla Zucco, con l'allora segretario comunale Dario Cerizza, difeso dall'avvocato Alberto Zanetta, il direttore dei lavori Fabio Melfa, difeso dall'avvocato Domenico Capristo, l'impresario edile Simone Costantini che li realizzò e il committente proprietario Franco Vincenzo Fiorese, entrambi con l'avvocato Andrea Ambiveri. La vicenda riguarda i lavori di edificazione e ristrutturazione che nel 2015 ci interessarono l'immobile fiorese che si trova nella zona della pista del fondo. Ieri si è tenuta a Verbania l'udienza preliminare del processo con gli atti preliminari. Il giudice Donatella Banci Bonamici, cui presiede il collegio, ha rinviato l'udienza al prossimo 20 novembre per l'ascolto dei testimoni e dei consulenti tecnici nominati dal PM Gianluca Periani e dalle difese. Il sindaco Giovanola preferisce non rilasciare dichiarazioni in questa fase iniziale. Sono tranquillo, spiega, attendo con fiducia l'evoluzione del processo. Ed ora invece gli eventi che caratterizzeranno il nostro territorio nelle prossime settimane. Cominciamo da Domo Sofia, svelato il programma. Ritorna con la sua seconda edizione Domo Sofia, il festival delle idee e dei saperi. 43 le conferenze e moltissimi appuntamenti. È un evento importantissimo. Siamo alla seconda edizione, come ci eravamo promessi l'anno scorso. Ci ritroviamo qui con un evento che, mi permetto di dire, credo stia già crescendo. Assume, basta guardare l'elenco degli ospiti che parteciperanno, una rilevanza addirittura nazionale. L'anno scorso il tema dell'edizione era stato la leggerezza, quest'anno il sogno. Come mai questa scelta? Ma diciamo che c'è un filo conduttore nel filo conduttore. L'anno scorso sì, è importante dare anche un po' di leggerezza in un momento sociale, economico così difficile. Anche sognare è importante, bisogna rincorrere i propri sogni, crederci, e anche questo credo che creerà un clima, una pausa in città rispetto a un momento comunque, come dicevo, sociale, economico, che viviamo nella nostra nazione, piuttosto difficile. Quali saranno gli ospiti più importanti di questa rassegna e dove si svolgeranno principalmente gli incontri? Beh, gli ospiti principali sono sicuramente il direttore della stampa, Maurizio Molinari, Mogol, che non ha bisogno di presentazioni, Renato Balestra, uno degli stilisti davvero rappresentativi nella storia del Made in Italy nel mondo, nell'alta moda,
Raffaele Morelli, psichiatra che insomma tutti conosciamo, volto televisivo, direttore di Rizza Psicosomatica, Mariella Enoch, presidente dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù, vicepresidente di Fondazione Cariplo, che ci supporta in maniera significativa in questa seconda edizione del festival. In realtà sono tutti ospiti big nel loro settore, infatti ho quasi l'imbarazzo a non nominare gli altri 38, però questi sono sicuramente i nomi più noti al grande pubblico. Dove si svolgeranno principalmente gli eventi? Le location sono sempre situate nel centro storico di Domodossola, con un'uscita solamente presso il cinema Corso, giovedì mattina e giovedì sera, proprio nell'appuntamento con lo psichiatra Raffaele Morelli. Si svolgeranno quindi in Piazza Chiossi, Piazza Mercato, Piazza Rovereto, Teatro Galletti e Cappella Mellerio. Andiamo all'Egro d'Orta perché si è concluso il lavoro della giuria che doveva scegliere fra i bozzetti pervenuti quello che sarà dipinto sul muro della stazione, meglio conosciuta come la piccola di L'Egro. Sentiamo Fabrizio Morea. Non è stato facile, la giuria ha avuto il suo bel da fare, ma finalmente abbiamo tra le tante tutte bellissime opere anche quello che andrà ad abbellire la facciata della piccola qui a Orta, ispirato al film di Mario Soldati. Abbiamo detto che è stata un'operazione abbastanza difficile con tutta una serie di giudizi da parte prima dei lettori della stampa e poi anche da chi ha potuto vedere dal vivo anche queste opere, Morea. Sì, abbiamo scelto quest'opera che secondo noi c'entra il tema che è quello proprio della raffigurazione di Orta come la vedeva Mario Soldati nella sua Orta Mia. La scelta comunque è caduta su questo perché diciamo che il colore è quello che intona di più e ci porta a raffigurare l'opera di Soldati, anche se era in bianco e nero allora, ma con i colori che oggi vorremmo vedere in tutto il nostro comune. Un compito difficile, Bickler, lei è un artista e anche il direttore artistico dell'associazione. Qual è il motivo per cui alla fine il giudizio finale è andato proprio su questo dipinto? Ma penso perché è quello dove tutti immediatamente sanno di cosa si tratta. Quello scelto da altri mi sembrava una cosa molto più astratta, difficile da capire dove si trovasse. Questo chiaramente è la piccola. Credo lo scopo sia che tutti capiscano di che cosa si tratta. Questa è stata anche un'operazione di promozione turistica per l'intero territorio, perché tra l'altro vediamo che nel dipinto che verrà poi messo al muro davanti alla piccola c'è l'immagine del Lago d'Orta oltre che di Mario Soldati. Certo, abbiamo questo compito da 20 anni di promuovere il Lago d'Orta attraverso i muri dipinti, non i muri dipinti attraverso il Lago d'Orta. È una sinergia che abbiamo creato e i risultati si sono visti e si vedono continuamente. E molti sono anche i fedeli che sono arrivati in Vallestrona, a Luzzogno, per la tradizionale processione della Madonna della Colletta, evento che si ripete ogni 3 anni. Una straordinaria testimonianza di religiosità popolare, così il vescovo di Novara, Monsignor Franco Giulio Brambilla, sabato sera alla festa triennale della Madonna delle Grazie di Luzzogno, più comunemente detta Festa della Colletta. Una manifestazione che anche quest'anno ha richiamato nel piccolo centro della Vallestrona non meno di 6, forse 7.000 persone, attratte dalla suggestione e spettacolarità dell'evento, ma mossi anche da un sincero sentimento di devozione verso la Vergine, alla quale si attribuiscono decine di miracoli, anche se non riconosciuti dalla Chiesa, e di grazie ricevute. A rendere più spettacolare la festa è la solenne processione con la statua della Madonna che dalla Colletta, la piccola collina che domina il paese, viene portata in processione sino alla parrocchiale. L'ultimo pezzo di tragitto è sotto una grandiosa galleria illuminata alla veneziana, lunga una 70 di metri, con un effetto scenografico che definire straordinario è ancora poco. Tutto il paese è illuminato e ogni abitante di Luzzogno sente il dovere di abbellire la propria abitazione, quasi trasformando il paese in un grande presepe estivo. La processione è solenne, nel senso più vero del termine. Folklore per la presenza delle confraternite, delle decine di donne nei costumi tradizionali della Vallestrona. Il percorso è illuminato dalla Colletta sino al paese, ma anche tanta fede, come ha sottolineato durante l'omelia il vescovo Franco Giulio Brambilla.
Una festa che dura da secoli e che si rinnova costantemente nella tradizione e nella devozione, senza che mai da generazioni qualcosa sia cambiato, se non in meglio. La messa solenne e l'intervento del Vescovo a ricordare la valle laboriosa, ma anche generosa nei confronti degli altri. Poi, al termine, i grandiosi fuochi d'artificio che hanno aggiunto e concluso una serata che resta memorabile negli occhi, ma soprattutto nel cuore della gente. Ed ora invece noi parliamo di sport, la vela, perché si riconferma campione del mondo della classe Maxi 72 il velista verbanese Matteo Auguadro. Anche quest'anno, come dall'anno della sua creazione, nei primi anni 80, l'evento si è tenuto a Porto Cervo, in Sardegna, nella prima settimana di settembre, sotto l'egida della Corona Rolex e con l'impeccabile organizzazione dello Yacht Club fondato dal principe Aga Khan. Alcune tra le più belle, veloci e tecnologicamente avanzate barche a vela del mondo si danno appuntamento proprio qui ogni fine stagione per sfidarsi tra le rocce delle bocche di Bonifacio e sulle acque verdi della Costa Smeralda per decretare chi è il migliore. È stata una grande soddisfazione quest'anno ripetersi vincendo questo mondiale a Porto Cervo. Le ragazze sono state molto tirate, la barca era in condizioni perfette, abbiamo speso tutta la stagione per metterla a posto e con grande soddisfazione. La classe Mini Maxi è una classe molto impegnativa, soprattutto dal punto di vista tecnico. Non ci sono molte barche al mondo, circa una decina, e richiedono una preparazione tecnica incredibile. Noi abbiamo fatto tantissime settimane di allenamento quest'anno, abbiamo approntato delle novità tecniche importanti e questa è stata la chiave di volta di questo campionato mondiale. Eravamo veloci, ogni partenza avevamo quel poco di sprint che ci portava a essere davanti subito alla flotta e a controllare la regata. Il campionato mondiale sponsorizzato da Rolex, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda, è sicuramente uno degli impegni velici più ambiti della stagione. Si svolge lì da che mi ricordo, da quando sono bambino, vedevo queste barche enormi sempre a Porto Cervo l'ultima settimana di agosto, prima di settembre, e quest'anno c'erano circa 40 barche nelle varie classi ed grande soddisfazione quest'anno, secondo consecutivo, e nei 10 anni in cui ho regattato in questa classe 72 piedi, questo è il sesto mondiale, quindi sono quasi sempre sulle barche vincenti. Questa era la penultima regata della stagione e anche la penultima regata di questo programma che finirà quest'anno. E l'ultima regata è la Middle Sea Race, una bellissima regata offshore, un po' diversa da quella che abbiamo fatto a Porto Cervo. Offshore vuol dire in acque un po' lontano da riva, 600 miglia, una regata che parte da Malta, gira in senso antiorario tutto intorno alla Sicilia, lasciando tutte le isole varie, Stromboli, Egadi, Pantelleria, Lampedusa a sinistra, 2 o 3 giorni di regata, ci mancano il palmarès della barca, andiamo per vincere. Pubblicati oggi i calendari di Serie C, il campionato scatterà il 18-19 di settembre, il Gozzano esordirà in casa la Piola di Vercelli, con l'Entella il Novara a Pontedera, alla seconda rossoblù a Cuneo, azzurri con la matricola al Bissola, il derby alla 13ª giornata al Piola di Novara. Ed ora invece l'atletica con la prova del regionale di corsa in montagna che si è disputata a Ceppo Morelli. Con la perfetta organizzazione dell'Agenzia Nella si è svolta sabato sui sentieri di Ceppo Morelli l'ultima prova del campionato regionale FIDAL di corsa in montagna. Quasi 200 i concorrenti che hanno preso il via nelle varie categorie. Il titolo regionale è stato assegnato ai vincitori di giornata. Una, la medaglia per i nostri atleti, quella di bronzo conquistata tra gli allievi da Lorenzo Marani del Val di Vedro, che ha pagato un ritardo di circa 30 secondi dal vincitore, Giacomo Bruno del Pinerolo, con piazza d'onore per Andrea Vair dell'Atletica Susa. Nei primi 10 altri 2 atleti locali, Thomas Floriani IV e Cristian Beltrami VIII, entrambi della Caddese. Tra le allieve successo per Noemi Bouchard dell'Atletica Saluzzo, seconda Irma Chiavazza del Pomaretto 80 e terza Irene Aschieris dell'Atletica Susa. Quarta Fabiana Fermi dell'Atletica Ossolana Vigezzo, settima la compagna di squadra Giorgia Tartari. Tra i cadetti doppietta della Podistica Valle Varaita con Elia Mattio e Simone Giolitti.
terzo Girma Lombardo della Vittorio Alfieri Asti, poi Daniele Pagano e Mattia Bassa della Cardese, con Simone Beltrami, anche lui della Società dei Fratelli Trapani nono. Noemi Vogiatto, la più veloce delle carette, l'atleta del Saluzzo ha messo in fila Matilde Bagnus della Polistica Valle Varaita, Fabiana Valente del Pomaretto ed Elisa Tabacco del Genzianella. Nona Gaia Bondioni del Bognanco. Tra i ragazzi che correvano 1390 metri, primo posto per Francesco Mazza dell'Atletica Saluzzo, migliore dei nostri Luca Capitani, quinto con la maglia della Cardese. A chiudere la top 10 Manuel Tartari dell'Atletica Ossolana Vigezzo ed il bianco-verde Alessandro Fontana. In campo femminile affermazione di Anna Delfino della Buschese, poi Teresa Mandrile e Beatrice Carriero. Sesto posto per Corinna Vanni della Vigezzo, ottava Gaia Calcini del Bognanco. Nelle categorie esordienti 6-11 anni le prove erano di carattere promozionale. Per i nostri atleti spiccano negli esordienti A il secondo posto di Natana Savoldelli della Cardese al femminile ed il secondo al maschile di Cristian Piana della Gravellona BCO ed il terzo di Alessandro Bartoli della Cardese. Negli esordienti B primo Valentino Zanori della Cardese, secondo Nicolò Cerdelli della GAV, mentre al femminile terza Sara Genova della Bognanco. Podio tutto cadese negli esordienti C con Andrea Fontana, Luca Bartoli e Rita Zanetti. Tutto notizie.info per gli aggiornamenti. Arrivederci alle prossime edizioni.